Cari amiche, cari amici, benvenuti nell'atelier degli amici di Guido. Eccoli qua, tanti personaggi e altri ancora che vedrete tra poco che si animeranno grazie alla nostra fantasia. Sì, perché loro sono qui assieme a me per raccontare delle storie, delle piccole storie che ci aiuteranno a entrare nelle parole chiave del Vangelo. Cominciamo con la prima. La prima è legata all'ascolto. Bene, dovete sapere che in un tempo lontano, in una città vicino ad Alessandria d'Egitto, c'era, ahimè, una prostituta, la bella Thais, che aveva mietuto molte vittime in città e tutti gli uomini andavano da lei e lei era diventata ricchissima! Sì, perché vengono tutti da me, perché sono molto bella e anche molto brava! E però il monastero che viveva lì vicino, che era costruito sopra la città, era preoccupato. I santi monaci non sapevano come fare perché tante famiglie si stavano rovinando. E allora il saggio Elias, il capo dei monaci, decise di inviare da Thais il monaco più santo che avevano, il povero e umile Atanael. Atanael, devi andare da quella donna e devi cercare di farla smettere. Ma come posso fare? Io sono umile, sono povero di spirito, non so come parlare a queste donne. No, tu sei un uomo adatto a questa missione e devi andarci. Insomma, tanto fece il superiore che Atanael obbedì e andò con molta titubanza nel cuore a trovare la prostituta. Thais, come lo vedevano tutti, lo deridevano. Monaco, anche tu qui? Ma no, io sono qui per parlare. Ah, sì, dicono tutti così. E anche lei a un certo momento venne fuori e disse: ma tu che cosa ci fai qui? Senti, cara, sono venuto a dirti una cosa molto importante. Ah, sentiamo. Cosa hai da dirmi? Guarda, quello che tu cerchi è un amore pieno. Quello che stai facendo è solo una ricerca sbagliata dell'amore pieno di Gesù, il Signore dei cuori, che vuole amarti con tutto se stesso, per questo ha dato la sua vita anche per te. Questo Gesù mi ha colpito. E così, in una notte di grandi riflessioni e di grandi tormenti, Thais, sorprendendo tutti, ascoltò il discorso del monaco, si convertì, cambiò vita e divenne una grande santa. Allora, amici, anche noi, quali voci ascoltiamo? A chi diamo credito? Arrivederci alla prossima puntata. Ciao!